Una possibilità in più per trovare un lavoro è quella che è stata offerta dalla provincia di Lucca con il Job Day 2014 che quest'anno si è tenuto a Fornaci di Barca. Gli aspiranti lavoratori, già preselezionati dai centri per l'impiego della Valle del Serchio, hanno potuto incontrare i responsabili del personale di alcune aziende del territorio che si sono rese disponibili a valutare i loro profili, con il contributo determinante del centro per l'impiego di Fornaci di Barca. È stato un ruolo di incontro per favorire un incontro tra le aziende più rappresentative della Valle del Serchio o comunque quelle che hanno dato la disponibilità a questa giornata e le persone che cercano lavoro. Quindi la nostra mission ordinaria si è trasformata oggi in una giornata in cui l'incontro avviene fisicamente nel centro per l'impiego. Ma come sono andati i colloqui? Sentiamo le impressioni di due candidati. Allora, mi hanno chiesto le mie esperienze professionali fino ad oggi, che purtroppo non sono state moltissime, in quanto ho fatto soltanto uno stage di 6 mesi al comune di Piazza del Serchio, quindi all'interno della pubblica amministrazione. Io mi auguro il colloquio sia andato bene per il mio futuro lavorativo. Mi è stato chiesto quello che è il mio passato lavorativo, le mie esperienze professionali, nonché personali, che arricchiscono, diciamo, il bagaglio personale e lavorativo di una persona. Il sindaco di Barga, Marco Bonini, sottolinea il ruolo attivo in questa iniziativa delle aziende della Valle del Serchio. Oggi sono presenti qua diverse aziende della Valle del Serchio che anche in un momento particolarmente critico come questo mettono comunque a disposizione le loro esperienze, la loro produttività, e credo che ci siano anche delle possibilità di valutazione, delle possibilità per alcuni giovani di trovare soluzioni al problema occupazionale. Ecco, un incontro di questo tipo fa chi cerca lavoro e chi offre lavoro, perché oggi si offre anche dei posti di lavoro, è un'occasione da sfruttare. Il centro per l'impiego è uno svincolo cruciale da questo punto di vista in un settore delicato come questo.